Buonasera, buonasera, buonasera. Si parte? Si parte? Ditemi poi se lo sentite bene. Alzo il volume. Da qua. Parliamo di sfida. Normalmente parliamo di sfida versione maschile. Perché dico questo? Perché uomini e donne funzioniamo in modo completamente diverso. Noi mettiamo un ragazzino, per esempio. Abbiamo un ragazzino talentuoso che viene a provare a pallavolo o calcio, quello che è. Cosa fa il ragazzino talentuoso? Prova a fare il colpo più difficile, la giocata più difficile, anche se per fare questa giocata più difficile sbaglia un sacco di volte. È un palleggiatore, le danno la palla e cerca di schiacciare nei 2 metri. Intanto tira 10 palle fuori in rete. Ma quando ci riesce a fare quella palla straordinaria fa... Ci siamo i maschi, no? Se uno è bravo a calcio, che fa? Cerca di fare il gol di Maradona con gli inglesi, no? Il gol di Messi, cerca di saltare tutti, magari perde palla 5 volte, però se riesce a fare il gol fa. Le donne non funzionano così. Quando io sono andato ad allenare le donne, ho detto per prima volta una cosa che non avevo mai detto. Gli ho detto: non vi preoccupate se sbagliate. Provate colpi nuovi, fa niente se sbagliate. Mai detto una squadra maschile questa. Perché se una squadra maschile ha detto va bene, se sbagliate provate, provano la super mega. Invece le ho detto provate, non fa niente se sbagliate. Quando sono andato ad allenare le donne, ho chiesto a una mia amica che preside di una scuola elementare in Argentina, molto intelligente, le ho detto come sono da piccolo? È questo rapporto? Lei mi ha detto una cosa che ho fatto pensare molto. Ma hai presente i calcoli matematici mentali che si fanno a scuola? Mai vince una bambina, rarissimo. Perché? Cioè, perché lei ci arriva alla soluzione, però nel dubbio che possa dire la cosa è sbagliata, lascia andare un altro avanti. Perché se lei sa che era nel giusto, lei è sufficiente, non ha bisogno del riconoscimento, no? Invece il maschio ci prova anche lì, 43, 62, e sbaglia un sacco di volte, pur di una volta vincere. Invece le bambine devono stare ipersegure e comunque hanno quell'attimo di dubbio che fa che un maschio si anticipi magari. Ma, però loro dopo dicono, ah, lo sapevo, sono tranquille, lo sapevano. Con la mia squadra mi è capitato tantissime volte di usare l'orgoglio come modo di sfidarli. Andare un time out, per esempio, dire, stavano giocando così, andando da me, si legge in faccia che avete paura di andare via subito, è chiaro, no? Perché sono grossi. Andare via subito, loro non possono uscire dal campo, e loro si arrabbiavano tanto di questa cosa che io l'avevo detto, ma se vede che se le gonfiavano le vene del collo e se la prendevano con quello che era l'avversario. E io ottenevo quello che volevo. Appena presa la squadra femminile, ho provato a fare lo stesso, per quello che dopo ho fatto tutto questo percorso di capire un po' come... Ho fatto lo stesso, e la ragazza dice, ma abbiamo paura? C'era il rischio di convincerle anche che avevano paura. Funziona in un altro modo, cioè non è che se uno le tocca l'orgoglio, loro adesso li faccio vedere, no, funziona in un altro modo. Per cui la sfida è molto diversa, è molto diversa. Si è visto che per risolvere un problema matematico l'uomo usa la parte del cervello razionale, la donna usa anche parte dell'emisfero affettivo per risolvere un problema matematico, questo è un dato di fatto. Per cui noi uomini, quando abbiamo a che fare con le donne, non solo per le sfide, non dobbiamo più criticare le donne perché sono femminili, ossia perché hanno caratteristiche da donne, no? Del tipo, ma perché se la prende tanto se questo è solo un problema di lavoro? Perché è così, qualunque problema di lavoro, non di lavoro, ha una connotazione affettiva e questo lo dobbiamo sapere sia per gestire le persone, ma anche per vedere come funziona la sfida. E la sfida della donna non funziona, adesso dimostro che sono il più forte.
negli uomini sì funziona. Se uno le dice un uomo, ma lo punge nell'orgoglio, quasi tutti gli uomini reazionano per dimostrare che invece sono forti. La donna funziona in un altro modo. Detto questo, non significa che la donna abbia meno forza. Quando la donna piange, è come il nostro cazzotto. La donna piange perché ha perso il controllo, non perché è debole. Come noi quando diamo un cazzotto è perché abbiamo perso il controllo. Noi non vogliamo dare cazzotti, voglio dire, no? Discutiamo ora e diamo un cazzotto. Non vogliamo. Se ci scappa è perché abbiamo perso proprio il controllo assoluto. E la donna uguale, la donna odia piangere davanti a noi uomini. E l'ultima cosa che vorrei fare, quando perde il controllo lo fa, come noi odiamo andare così oltre di dare un cazzotto a uno nel lavoro, per esempio. Se ci succede, poi stiamo malissimo. Queste cose sono, credo, importanti, perché le sfide si può affrontare in modo diversi. Noi in Argentina, purtroppo, abbiamo avuto un caso femminile incredibile. Cioè, quando è stato il problema di tante ragazze desaparecidas, scomparsi, perché le prendevano i militari, si creò un movimento di madri, che si chiamò Madre di Plaza de Mayo, che andava davanti alla casa del governo, che era un suicidio praticamente in quel momento. Chi ci andava sapeva che aveva grosse possibilità di sparire anche lei. Andavano a girare intorno a una piramide che c'è, chiedendo per la libertà del... perché i figli sapessero dove erano. Non c'è stato un movimento di padri di Plaza de Mayo, c'è stato un movimento di madri di Plaza de Mayo. Perché? E poi raccontavano la storia di queste donne che erano magari timide, tranquille, professioni non manager o di gestione, erano molte casalinghe. Quando si tocca il figlio a una mamma, viene fuori una forza che è molto superiore a quelle che abbiamo noi. E questo è stato un esempio tragico, ma straordinario. Questo per dire che quando noi presentiamo queste sfide, sì, la dobbiamo presentare in modo maschile e in modo femminile, ma non credendo che la donna, perché funziona in modo diverso, ha meno forza di raccogliere le sfide. Però bisogna ricordarsi che in quelle sfide, nella donna deve avere una forte connotazione affettiva, emotiva, molto più di quanto ce l'ha nell'uomo. E allora questo modo di presentare le sfide può funzionare. Io ho dovuto cambiare completamente il modo di gestire certe situazioni quando ho passato da una squadra maschile a una femminile. Nel mondo del lavoro la difficoltà sta, a differenza del mondo dello sport, che noi alleniamo o una squadra maschile o una squadra femminile, mentre che il mondo del lavoro stanno insieme. E quindi la funzione del manager, del capo, che gestisce le persone, è molto più complessa perché sono insieme, però bisogna tenere assolutamente conto. Molto, molto bene, direi. Windows is closed. Buonasera. Io c'avevo la webcam chiusa, me la so goduta tutta questa presentazione, non l'avevo vista, ma ho visto l'incipit e mi piaceva molto. Spero che vi è piaciuto anche a voi, anche perché qui siamo un universo di donne, donne che vanno a fare le sfide con loro stesse, le sfide con i propri mariti, le sfide con la propria famiglia, le sfide con le persone che... con il giudizio delle persone. Voi state tirando su un team importante, siete anche alle prime armi qualcuno, ed è importante iniziare a capire come funziona il mondo. Come funziona il mondo della sfida, come funziona il mondo del lavoro, come funziona e perché è così difficile in Juice Plus vivere tutto questo come un lavoro. Perché in Juice Plus ci stanno quasi solo tutte femmine. E come ha detto lui, le donne lavorano con l'emisfero sempre dell'essere sensibile, della passione, del vivere con il cuore, giusto? E noi questo lo facciamo. Ecco perché quando diamo tutto, passa tutto. Quando tiriamo il freno, si sente che tiriamo il freno. Questa è una base su cui dovete partire per voi stesse,
una base su cui dovete partire per il vostro team. Non incontrerete mai un membro del team uguale. Non potete lavorare con il membro del team tutti nella stessa maniera, ma soprattutto vi dovete ricordare che nessuno è come voi. Mi sentite, ragazze? Perché io vi vedo tutte bloccate. Mi rispondete? Ok, vi vedo tutte bloccate, l'importante è che mi sentite. Una cosa da, ripeto, da leader, perché io qua dentro io mi sento che siete tutte leader, da ricordare che nessuna è come te, nessuna ragiona come te, nessuna vive, ma non perché tu sei superiore, siamo diverse. Non si tratta di migliore e peggiore, raga, eh? Anche qui devo sottolineare, se no già vi sentite, oddio, sono superiore, sono inferiore, oddio, oddio, oddio. No, siamo diverse, ok? Quindi, come posso reagire in un modo io, pensarla io? Sicuramente l'altra persona lo pensa in un altro modo. Quindi, anche qui, anche costruire un team, parlare con le persone, significa entrare in empatia. Costruire un rapporto che vada a costruire con le clienti, un rapporto che vada a costruire nel team. E i team migliori quali sono? Quelli dove c'è relazione, quelli dove c'è famiglia, quelli dove c'è condivisione. No che una persona non può dire una parola, no che non si può sbagliare. Che ha detto all'inizio? L'omini do goio goio. Noi, lo so ma non lo dico. Perché? Perché ho paura del giudizio. Fulvia, non ridere, non ridere. Perché anche tu non volevi fare la Zoom perché avevi paura, adesso quindi date retta a me perché io c'ho ragione, io ci sono passata. Non vi butto in mezzo all'arena, non vi faccio prendere le risate, non vi faccio rovinare l'orgoglio dentro. Qualsiasi cosa io vi dico è per tirare fuori il meglio di voi, è per tirare fuori quel cazzo di orgoglio che ci avete dentro, quella forza infinita che ci avete dentro. Ma la cosa importante dovete capire, questo è un lavoro, lavoro, non è un talento, non è che se la cliente mi dice sì e una no, allora non so brava, non esiste, non è che se non riesco a fare team allora non so brava, non esiste. Questo è un risultato, i miei clienti sono miei risultati. Non mi dicono che sono brava, mi dicono solo che sto facendo le giuste azioni, che ho fatto le giuste azioni. Le persone che entrano nel team non sono perché sono brava, ma perché sto facendo le giuste azioni. Uno, gli parlo dell'attività come se non ci fosse un domani. Gli parlo dell'attività subito, perché io vivo di questa attività con il cuore, con l'amore. Ma che vi siete, il punto è, che vi siete messi a fare? Una prova? Oddio, devo vedere come va, se sono brava e poi lo propongo. Ma anche no! I networker migliori sono quelli che non sanno fa niente, raga. E che trovano persone molto più brave di loro. Ricordatevelo. Quindi non sei brava, va bene. Non ti senti adesso, va bene. Proponilo. Perché a quell'altra persona tu non lo sai che cosa gli scatta dentro. Perché il vostro successo è mica ve l'ho fatto io. Il vostro motivo non mica ve l'ho dato io. Io sono qui tutti i giorni, vi do gli strumenti, vi amo e vi adoro, ma il lavoro lo fate voi. Che cosa mi dovete ringraziare? Il fatto di avervelo detto. Io ringrazierò sempre quella donna che mi ha mostrato questa attività. Sempre. E basta. Resto è tutta farina del mio sacco, del nostro sacco. Quindi voi parlatevene, parlatene. Non dovete essere maestri, non dovete essere insegnanti. Stiamo a fare network, non stiamo a fare né psicologi, né su un palco a di quanto cazzo so brava, ok? Né altro. Lavoro, il network è fare il passaparola di ciò che mi mangio e di ciò che ho scelto. Siamo bravi ad usare i video di Sara?
siamo bravi a parlare con le persone. Ciao, mi chiamo, adesso prendo Anna Martini, ciao, sono Anna Martini, ho 41 anni, mi sembra 40, adesso non te ne voglio da più, 38, 39, non voglio fare figure di non ricordo. Comunque siamo poco edane. Ho 38 anni, faccio questa attività, ho scelto di mangiare Juice Plus, vorrei parlartene. Ok? Come ti chiami, che cosa fai nella vita, che cosa sogni, che cosa cerchi in questo momento, in che situazione stai? Queste sono le domande. Bene, guarda, ti racconto che cosa per me mi ha dato uno spiraglio di luce. E non il programma Juice Plus, ma l'attività. Perché l'attività è legata al programma. Prima vi levate queste due scissioni, programma, e molte mi dicono, quando gli dico dell'attività? Se mangiano Juice Plus, loro stanno facendo l'attività. Scegliere Juice Plus significa entrare nella missione aziendale. E quando tu entri nella missione aziendale, stai a lavorare. Perché sei una persona che mangia Juice Plus, mangia la Juice Plus per sempre. E quindi sei longevità, sei etica, sei fiducia, sei approcciabilità, sei l'azienda, cavolo. Sei l'azienda. E stai dentro. Se non riusciamo a far passare questo messaggio ai nostri clienti, è fatta. Poi ci sarà la persona che vuole di più, la persona che vuole di meno, la persona che smetterà. È un business fatto di numeri, ragazze. Tra un anno di questi 103, e non lo so quanti ci staranno più. La mia esperienza mi dice che tra un anno, e spero per voi di no, di questi ce ne staranno 20, se so brava. Chi ci sarà di questi 20 su 100? Magari vanno e tornano, però è così. Ecco perché parlarne a tutti. Perché dire oggi, nella vostra situazione, parlo ai CVS, QSSC, ho un team di 5 persone, di 6 persone, non è un team. 5-6 persone non è un team. È un inizio. Perché le persone possono andare via da oggi a domani. Posso dirti, io ho un team grande, ma su 1500 persone, lo sapete quante sono attive? Non so se arriviamo a 200. Siamo 100, no dai, non voglio... Arriviamo a 400-500. Gli altri fanno niente. Hanno deciso di non fare niente. Quello che vi voglio dire stasera è che sono le azioni. Voi vi dovete incazzare con voi stesse o stessi se non fate le azioni. No, se le persone vi dicono di no. Se le persone vi dicono di no, dovete essere felici. Perché significa che state lavorando. Se io apro un bar e non mi viene un cristiano, porca miseria, vai nella disperazione. Ma se comunque c'è via vai, e poi alla fine non mi comprano niente, però facciamo due chiacchiere, dov'è che mi vado a chiedere? Quale servizio posso dare affinché quel cliente che entra possa acquistare da me? E quello si tratta esperienza e lavoro. Come posso fare? Però intanto i clienti sono entrati. Se non entrano i clienti, tu non c'hai voglia manco di pensarci alla soluzione. Il contatto è importantissimo. E quel contatto è oro. Quindi io quel contatto, poche chiacchiere, perché lo so che vorresti fare di tutto affinché quello compra, ci sono passata, e quindi vomitiamogli addosso senza ascoltarlo. Allora quella persona dice, sai che c'è, te devo da 500 euro? Sì. Non so manco che robè? Sì. Ma tu da me che vuoi? Chi te conosce? Chi ti conosce? Allora ci facciamo conoscere? Gli facciamo vedere i nostri gruppi? Gli facciamo capire che io sono qui solo a far promozione dell'azienda? Poi se compri o non compri non me ne frega niente? Tranquille e serene, più siete sicure e più vincete. Più siete di valore e più vincete. Ok? Questo è molto importante. Non si scende a compromessi. Sono qui per imparare, sono qui per lavorare.
lavorare. Invece noi donne che lavoriamo con 7 emisferi invece che 2, con 7 la testa, boreali, anche astrali, tutto il mondo, oddio, non sono all'altezza, non sono brava, mi chiudo, scappo, mi allontano, mi isolo perché non fa per me, mi sento in confronto, lei è brava, io no. Oh, ma un lavoro! Ma quale segretaria non va a lavorare perché quella vi ha dato una promozione e tu no? Spiegatemelo un po'. Questa è una cosa importantissima che mi ha portato ad alti livelli. Questo è il mio lavoro, non è il mio specchio. È il mio lavoro e lo devo fare tutti i giorni e devo capire come funziona e non lo posso capire dopo 2 giorni. E non posso dire di essere bravo o no dopo 1 mese. Te lo dico io dopo 6 anni. Perché? Perché oggi le persone mi cercano dopo 6 anni di dirette dove non mi cagava nessuno, di post dove non mi cagava nessuno. Non me ne è fregato mai niente, perché bastava che parlavo con una persona e io ero contenta. Il mio lavoro non erano i like, il mio lavoro non erano i seguiti, il mio lavoro era parlare con le persone. E oggi il mio lavoro è parlare con le persone, arrivare a più persone possibili che mi stanno aspettando. Ci sono donne meravigliose che aspettano solo noi e oggi, dopo poco tempo, riesco a fare un cliente, dopo poco tempo riesco a coinvolgere per l'attività. Ma ci sono persone che rientrano dopo 5 anni, dopo 6 anni adesso arriveremo. Non ho mai chiuso un contatto subito, per me è impossibile farlo. Perché? Perché non sono brava, non sono portata per questo. Io non ti voglio vendere niente, ecco perché. Se tu mi dici sì, mi preoccupo pure. A meno che tu non mi segui, hai deciso, hai provato, voglio Sara. Allora ci sta chi arriva. Ma questo dopo 6 anni. Dopo 6 anni. All'inizio, ripeto, ti dicono chi te conosce, chi t'allena, ma che vuoi da me? Giustamente, perché sui social io non ci vado. Io non mi iscrivo su Facebook per comprare Juice Plus, eh. Io non mi iscrivo su Facebook per comprare il dentifricio. Io non mi iscrivo su Facebook per comprare i pantaloni. Mi iscrivo per socializzare. Mi iscrivo per conoscere. Mi iscrivo per farmi i cavoli degli altri. Mi iscrivo per vedere le novità. Mi iscrivo per essere sempre sul pezzo. Mi iscrivo per guardare Conte, guarda un po', è arrivato anche Conte su Facebook. Dobbiamo fare un lavoro di attrazione, raga. Attrazione. E per attrarre ci vuole tanto. Ok? Ma come fai ad attrarre oggi come oggi? Tu, una persona nuova, una persona con un team, come fai a ispirare? Ho queste domande, dimmelo Sara, lo voglio sapere, segreto bonbon. Essendo te stessa. Le persone vogliono la realtà, le persone ti vogliono vedere per come sei. Anche perché se compro e sei grigia, compro e sei viola, ti mando a cagare dopo 2 ore. Quindi tu mi devi scegliere per quella che sono. Questo, per quella che sono, perché ragazzi io ve lo dico, l'ho detto a tante persone, voi magari non vi piacete, non vi stimate, ma io vi faccio la domanda: se domani Gesù Cristo ti dicesse chi vuoi essere nella tua vita da oggi in poi, e non è la vita di qualcun altro, un'altra persona proprio, tu non sarai più tu, chi vuoi essere? Io sfido queste 110 persone, adesso me lo dite, a dire che non volete essere voi stesse. Io non ci credo che volete essere tutta un'altra persona. Quindi che significa? Che valete, che vi rispettate, che è ora che tirate fuori, che è ora che capite che questo è un lavoro serio, che sta Zoom di stasera non sarà acqua fritta come solito. Erika, messaggio, eccolo, ma è così. Allora non mi venite a dire è un brutto periodo, non lo so, non so che cosa fare. Ma non perché, va bene, ci sta, siamo donne, siamo complicate,
li passo anch'io i brutti periodi, fortuna Rita. Però non è il lavoro, no, il lavoro, potete passare i brutti periodi personali. Ma se dovete andare a lavorare, ci andate a lavorare. Lo smart working, anche con il cuore infranto, lo fate. Perché questa attività con il cuore infranto o con la febbre o con il gatto morto non lo fate? Perché non lo vivete come un lavoro. Stasera non so tanto delicata, raga. Qualcuno è nuovo, mi dispiace, ma stasera non so tanto delicata. Perché? Perché voglio tirare fuori il meglio. Io sento che in quella chat, in questi team, c'è veramente il mio futuro. E quindi non vedevo fare bamboline. Vedevo fare con le palle, con i requisiti, perché sto lavoro ci vogliono le palle, raga. Ci vuole una pazienza infinita. Ci vuole un amor proprio infinito. Come nella vita. Come nella vita. Sopportate nella vita le peggio, i peggio insulti, anche se non vi insultano. È qui che avete la possibilità di cambiare, la possibilità di migliorare, di crescere, di una chance, la mandate a cagare dopo 2 mesi. Ma non esiste. E non significa che chiudete, significa che non fate più le azioni. Significa che vi fermate. Per che cosa? Perché uno ha fatto la qualifica e voi no. Ma dove sta scritto? Se quella ha fatto la qualifica, la puoi fare anche tu. Lo capite o no? Questa attività è l'unico lavoro dove voi avete la possibilità di arrivare in alto. Mo, che c'hai paura di arrivare in alto? Ce può sta. Che poi paura? Perché è sempre paura del giudizio. Perché se io so che allenandomi, guardando avanti, facendo così, tappandomi l'orecchio, arrivo in alto, voi lo fate. Perché se ti dico io, tra 3 anni tu guadagnerai 30.000 euro al mese, tu zitta, muta, lo fai. Non hai la certezza. Raga, è come le clienti che non comprano. Perché se le clienti ci avessero la certezza che io compro e tra 4-5 mesi ho 10 kg in meno, sicuri, e sono una strafiga, ma che vi chiedono il prezzo? Comprano tutto. Quando lo vedi, lo realizzi. Quando hai paura, non lo fai. Rimandi. Di che c'è dovete aver paura? Di provare? Di lavorare? Di incontrare le persone? Di fare le qualifiche? Di guadagnare? Di diventare veramente quello che volete e tirare fuori senza la libertà di essere? Sì, ma io essere, non lo so, ma che non lo sai. Cioè, dentro noi ci amiamo. E ve lo dimostra il fatto che vi ho chiesto prima. Ma di che c'è dove dare paura? Il giudizio degli altri. Sei grassa? Ti criticano. Sei magra? Ti criticano. Sei antipatica? Ti criticano. Sei dolce? Ti criticano. Sei brava? Ti criticano. Sei stronza? Ti criticano. Muori? Era una bella persona. Questo è il TikTok più adatto. Volete essere belle persone o volete essere voi stesse? Volete giocare questa partita unica che ci abbiamo? Come cavolo si deve? All in? O stiamo a guardare sempre quell'altro? Ricordatevi, c'è un'onda che tu puoi guardare dalla spiaggia o che puoi cavalcare. Cavalcare l'onda significa avere una paura, cagarsi sotto. Cagarsi sotto. Ma vuoi mettere l'emozione di mettersi sopra una... oddio, come si chiama la parola, come si chiama? Un surf e cavalcare quell'onda? Sbagliare, cadere, che poi ti diverti pure? O sempre guarda da lontano gli altri che fanno? Brava Sara, mamma mia, beata lei. Quando sento beata lei mi incazzo come una bestia. Perché tutto quello che faccio io, quello che ho fatto, nessuno lo sa. Si vede sempre la punta dell'iceberg. Sotto c'è un culo così. Infinito. E io voglio sempre di più e non mi fermo mai.
quante critiche ho preso, quante litigate ho fatto. Assolutamente, Claudia. Vederlo, agognarlo. La paura c'è, ce l'abbiamo tutte. Ma voi pensate che io non ho paura? Non ci ho avuto mai paura, non c'ho i miei sensi di colpa. C'ho tutto! Tutto! Però lo combatto per un motivo e con l'azione. La cosa che voi dovete usare per combattere tutti i mali del mondo è l'azione. Perché con l'azione uno non sapete mai chi incontrate. E quel giorno magari che non vi sentite in do, incontrate una persona meravigliosa da aiutare e da ascoltare. Io? La mangiata mi bevo un'onda. È l'azione, la paura, se ci pensate, non esiste. La paura è quella cosa che la tua mente ti dà per dirti rimani dove stai. Perché mal che vada conosci quella situazione. Fuori non lo sai quello che può succedere. Però è la paura, perché se voi, cioè, adesso questo ragionamento non so se è un po' complicato, se voi faceste quell'azione, la paura non c'è. Cioè non esiste mentre fai l'azione, perché poi la superi. Lo capisci? La paura non è uno stato che ti blocca, ma che in realtà non esiste. Non esiste. E se non avessi paura, che cosa faresti? Se non avessi paura del giudizio della gente, che cazzo faresti domani? Su Facebook? Che faresti? Su Instagram? Su WhatsApp? Zona di comfort, molto limitata, molto stretta. Siamo umani, abbiamo i limiti. E quei limiti diventano sempre più stretti con l'andare avanti dell'età. Quando siamo piccoli, siamo onnipotenti. Non abbiamo limiti, non abbiamo paletti. Pensiamo di poter volare, pensiamo di poter fare tutto e siamo anche molto pericolosi, giusto? I nostri bambini sono pericolosi. Quando siamo grandi, iniziamo a non fare più niente. Perché il mondo ci insegna a rispettare la libertà degli altri, giustamente, a rispettare le regole, a vivere del giudizio degli altri, in una buona società, devi fare questo, devi fare quello, a non essere più noi stessi, a prendere le batoste sentimentali, ovviamente, a farne esperienza, quindi a chiuderci in noi stessi e chiedere se gli altri non ci amano, forse è colpa mia. Se a scuola non sono bravo, forse è colpa mia. Magari c'è una maestra che non capisce niente. Magari tu hai delle doti speciali, hai i tuoi tempi. In questa attività puoi rivivere tutto questo. Tu hai i tuoi tempi. Non sono io a dirti devi fare questo. Che se ero il tuo capo, allora ti dicevo devi fare questo, zitta e muta. Ok? Io non sono il tuo capo, sono il tuo allenatore, mi piace pensarlo così. Questa cosa mi piace tanto di allenare. Ma in squadra, in campo, chi cazzo ci va? Ci vai tu, non ci vado io. Sul campo, ci vai tu. E è vero che se ti dico, ah, hai paura, forse tu dici sì, c'ho paura, perché siamo donne. Allora io ti chiedo, perché vorresti vincere? Perché vorresti cambiare? Questo è quello che mi ha mosso a me. Dove mi sarei vista tra 10 anni? Se non avessi dato il tutto per tutto, dove sarei ora? Potevo rinunciare. Tantissime persone, e se c'è Gaia lo sa, che hanno iniziato con me, hanno rinunciato. Si sono fermate. L'uniche che hanno vinto sono quelle che non hanno mai mollato. Nonostante tutto e nonostante tutti. Abbiamo passato dei periodi fortissimi, periodi in cui avevo paura di postare, perché sono stata sulla bacheca della Luccarelli anch'io. Mi sono venuti a criticare sul profilo delle cose assurde, a dire dei miei guadagni, dei miei figli,
intorno a me qua erano tutti contenti che la Lucarelli ce l'aveva con me. Vicino qui al paese, tutti contenti, perché allora era vero che Sara ruba. Allora è vero che Sara ruba, lavora male per avere tutti quei soldi. Non mi sono mai fermata. Io so come lavoro con etica. Io so come lavoro col cuore. Gli altri non lo sanno. Mi puoi dire che vendo il beverone? Cavoli tuoi, ce perdi tu, ce perdo io. Ma l'importante è la tua consapevolezza, il tuo lavoro. Oggi parlavo con una donna e mi diceva: il network hanno vergogna. Porca puttana. È vero. Ma perché? Perché prima il network era: se io entro, devo rompere le scatole a tutti. Compra, 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 compra. È come se ti prego, entra, entra, entra. Ma te prego di che? Ma di che cosa? Se io ho la consapevolezza che questa è un'attività bellissima, che mi cambierà vita, che guadagnerò un sacco di soldi, ma tu devi venire con me. No, io te devo pregare. Ecco il marketing attrattivo. E se avete fatto qualche cliente, è funzionato l'attrazione, no che voi siete andati a pregare a compra. O no? Ecco perché vi dico questo. Perché amo questo lavoro. Perché la gente ti sceglie. Perché la gente si interessa a te. Perché la gente ti scruta, ti guarda. E cavolo, ma se stai a cambiare, ma che cavolo stai a fare? Raga, stiamo in un mondo noioso. Sempre quello. Sempre. La vita vostra prima, io non lo so, magari sono esagerata, tu sei matta, non lo so. Ma la vita mia era copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla. Mattina, pomeriggio, pulito, mattina, pomeriggio, lavoro, bimbi, e poi senza soldi. E poi, quando ti mettevi a pensare la sera, te butti tante volte dalla finestra. E molte volte ve lo chiedete, ma che cavolo me lo fa fa? Ma sta vita a me, che cavolo me la fa fa? Ma me la siete chieste mai, sta cosa? Ancora me lo ricordo. Di non avere tempo. Di non avere serenità. Di perdere il tempo migliore dei nostri figli, il tempo migliore di nostro marito, il tempo migliore della nostra vita, raga. Se ci pensate, noi dovremmo lavorare dai 20 ai 60 anni, 8 ore al giorno, le 8 migliori dei nostri, della nostra giornata. Vabbè, c'è una vacanza una settimana o settimane l'anno, su 365 giorni, 15 giorni, amma. E poi a 60-70 anni vai in pensione. Avrai tanto tempo, non sai che cavolo fate perché ormai sei abituato a fare quello. E aspetta. Allora non vale la pena di emozionarsi. Non vale la pena di provarci. Io sono soddisfatta della vita che faccio. Le emozioni che provo, gli sbagli, le cadute, gli schiaffi. Almeno è tutto diverso. Almeno non so quello che capita. Stare su quel palco davanti a tante persone, portare valore alle persone, poi capisci che è la cosa più importante. E noi qui lo possiamo fare da casa e conoscere tante persone. Prima di questo, che conoscevate? Pensavate possibile tutto questo? C'è un pacco che ti attende, c'è una soddisfazione enorme che ti attende, ci sono dei bonifici da paura che ti attendono. Quando prenderai il tuo bonifico da 10.000 euro, da 20.000 euro. Manco ci credo. Questo è qualcosa di diverso. Io non ti posso dire fai questo, è un lavoro. Il come, ragazza mia, ragazzo mio, te lo trovi da solo. Ma il perché, cazzo, tiravelo fuori. E non ti puoi arrendere, ah non fa per me, quindi mi accontento di sta vita come è me. Per che cosa? Perché sei felice se ti accontenti? Se quando chiudete o vi fermate? Perché qualcuno qua dentro si è fermato. Eravate felici? Non mi pare perché siete tornati. Allora che vi devo dire? Che non vi dovete fermare. Che non dovete mollare.
è che dovete dare 4-5 anni della vostra vita qui, all in. Perché tra 5 anni, 4, tutto sarà, nulla sarà più come prima e tutto sarà cambiato. Perché hai fatto le azioni giuste, hai lavorato, non hai ascoltato le voci in giro e tutti ti diranno complimenti, Beata. E tu gli dirai, senti che c'è, sai che c'è, ma battena a fanculo, scusate la parola. Beata a te di chi? È lavoro, raga, sacrificio. E visto che facciamo un doppio lavoro, sarà doppio sacrificio. Per 15 mesi sono andata a dormire alle 3 o 4 di notte e mi svegliavo alle 6, ma con grande emozione. Per 15 mesi mia figlia faceva la prima elementare, Roberto lavorava e Enea aveva 13 mesi. Io non so manco come ho fatto. 15 mesi ho fatto la mia grande qualifica, che era il mio obiettivo. E oggi vi dico che non ci avevo capito niente. Ma lo capisci dopo, serve tutto il viaggio, servono gli sbagli. Ero così accecata da fare PCP, ero così accecata da fare le mie cose, che mi dimenticavo anche delle persone. Ho sbagliato anch'io, oggi sono totalmente diversa. Ma non recrimino niente, perché mi è servito tutto. Tutto per essere qui oggi, tutto per essere così oggi. Chiaro? Non sei sbagliata oggi, è un tuo punto di partenza e chi è cliente mio lo sa. Vedersi allo specchio oggi così e dire, oddio, chi è? E sei tu. Sono le azioni che hai fatto fino adesso a farti arrivare fino a lì. Quello che state vivendo oggi sono le azioni che avete fatto fino adesso. Oggi noi siamo il risultato delle azioni passate. Quindi oggi tu puoi, cazzo, puoi decidere chi cazzo sarai tra un anno o due anni, con le azioni che andrai a fare da oggi in poi, a me del passato, non me ne frega niente. Se tu stai qui da 5 anni e non hai concluso niente, non me ne frega niente. È oggi che decidi, è quel cavolo di giorno che decidi chi sarai tra un anno o due anni. E se decidi, te devi via la responsabilità, non su e giù. Il problema principale è che le azioni le fate un mese e poi ve fermate. Chi vince e non si ferma mai, perché tu non tiri i risultati dopo un mese. Non sono i risultati a dirti che stai andando bene, ma sono tutto quello che fai per raggiungere quei cazzo di risultati. Perché se tu fai tutto, i risultati arrivano. Questo te lo garantisco, te lo garantisco. Quando decido, si fa. Si fa. Queste Zoom non sono solide, lo sapete, perché di solito io non parlo così, Ma ogni tanto ci vuole. Soprattutto a chi penso che sarà il mio grande futuro. Perché, ripeto, io in quella chat vedo tanto. Tanto futuro. Non c'è il passato che ci rompe le scatole, c'è tanta voglia, ma soprattutto quello che vi riconosco e vi ringrazio, c'è tanta fiducia nei miei confronti. Ecco perché stasera vi sto parlando a cuore aperto. Per me la fiducia è una cosa impagabile, perché ci vuole tanto a costruirla, ci vuole un secondo a perderla. Sia con i clienti, sia con le persone, sia con il team. Ecco perché so di dovermi muovere benissimo e posso sbagliare, ovviamente, ma è questo. So che io lavoro con le persone, lavoro con la vita delle persone, lavoro con i sogni delle persone. Ma non ti faccio la culla, ti dico solo che se muovi il culo ottieni. Ti dico solo che se ti prendi la responsabilità, tutto funziona. Vi lascio e ribadisco, per chi non avesse visto la mia diretta, la metafora della palestra. Questa attività è come la palestra. La vita è come la palestra. È piena di strumenti, di attrezzi utili, che non sai manco che cazzo servono. Perché, beh,
come si userà così, 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 non lo sai. Però è pieno. Tu puoi andare alla sprovvista, puoi andare a vedere e tirarti indietro. Puoi iniziare da sola e non capirci niente e dire, oddio, una settimana che vado in palestra non vedo i risultati. Ve li suona sta cosa? Oddio, una settimana in palestra mi sento più gonfia. Oddio, un mese mi sono venute le cosciotte. O puoi decidere di andarci perché sai dove vuoi arrivare tra un anno, non tra un mese. Quante ne incontrerete e vi dico, sono andato in palestra ma 3 mesi non ho avuto nessun risultato. Ma di che? La palestra è una vita. La palestra è vita. L'attività è vita. Se voi avete scelto questa è per sempre. Per sempre. E il per sempre vi paga per sempre. Non entrate per vedere come va. Sono entrata per chiudere il mio negozio. E dopo 15 mesi l'ho chiuso. E non perché Sara è Sara. Sara era chiusa, Sara era schiva, Sara era stanca, disillusa, era tanta roba. E oggi è tanta roba. E come voi. Se vi passo il mio messaggio, se vi arriva, è perché io ci sono passata. È perché ci passo tutti i giorni. Non lo leggo sui libri. Ok? Non è Sara e Sara. Sara è Sara perché è responsabile. Mi sono presa un impegno. Ho un impegno nei miei confronti, nei confronti della gente che mi segue e nei confronti del mio team. E se tu hai solo una cliente, solo un membro del team, tu hai un cazzo di impegno verso quella persona. Non ti puoi permettere di staccare. Non ti puoi permettere di mollare. Non ti puoi permettere di andartene. Perché lì, allora, che stai lavorando male. E non perché questa attività ti riprende sempre a braccia aperte, perché quanti di voi sono tornati? È sempre a braccia. Ma quanto cazzo di tempo hai perso? Quanto lavoro seminato hai perso? E non ti lamentare più, eh. Se non ho perso niente è perché non mi sono mai fermata. Sopra le forze, sopra l'amore, sopra il tempo, sopra l'esaurimento nervoso. Perché è forte la responsabilità che sento per questa attività. È una mia creatura. Raga, è la mia scelta. Questo lavoro, se scegli. Il lavoro che fate voi fuori. Non avete scelto mezzo lavoro. L'avete fatto perché ci avevate bisogno. Il network marketing, se scegli. Questo dovrebbe dire tutto. Avete fatto la vostra scelta. Avete visto dei grandi cambiamenti e vi sono piaciuti in casino. Come quando vedi una bella ragazza bellissima di fisico. Mi piacerebbe essere in quel modo. Sapessi che fatica che fa quella. Alimentazione, motivazione tutti i giorni, sacrificio. Non è che tu fai una settimana, poi mangi il mondo, è tanto, tanto di che? Se ti sei preso un impegno, non mangi. Rispetti. Se vi siete presi un impegno, rispettate i vostri impegni, anche se vi sembra così difficile, chiedete aiuto. Quando è così, chiedete aiuto alle persone che ci sono passate prima di te. Non è un lamentarsi. Io il lamento lo vedo subito. Le richieste d'aiuto le vedo subito. Anzi, a volte arrivo prima che mi chiedete aiuto e lo sapete. Spero che questo sia fortemente riconosciuto da voi. Non posso arrivare dappertutto, è vero. E magari non vi rispondo quasi subito e mi scuso perché io vorrei arrivare dappertutto. Ma considerate che solo qui siete 107, 108. E io ci sto per tutti. Perché? Perché è la mia responsabilità. Quindi prendetemi come allenatore, datemi retta. Ma entrate in campo voi, non ci devo entrare io. Io so come si fa e te lo insegno. Ma non ti devo insegnare il lavoro. La cosa più importante è che ti devo far capire come gestire la tua emotività, i tuoi cazzo di problemi, le tue cazzo di paure. Scusate se stasera uso questi gesti, scusate. Ma è davvero importante. Perché sono tutte stracazzate. Stracazzate.
rilassate, abbiamo la salute, abbiamo la voglia, abbiamo due mani, due piedi, abbiamo una testa fantastica che ci permette di scegliere di fare e di non fare. E non tutti hanno queste possibilità. Non tutti hanno queste fortune. Queste sono fortune. La salute. Sì, perché parlo piano, scusami. Noi che abbiamo tutto questo, fanno un capolavoro, non ti arrende, non ti butta giù, non ti ferma. La vita passa, il tempo passa, raga. Veramente, tirate fuori meglio di voi. Io vi vedo lassù da PMD. Io mi vedo lassù ad ascoltarvi, ascoltare la vostra storia. Se non vi fermate. Se non vi arrendete e non è il tempo. A me non me ne frega niente se correte o non correte. Se correte va bene, se non correte va bene. A me mi frega che non vi fermate, che non vi date retta alle cazzate, che non vi raccontate le scuse, che non vi date degli alibi. E soprattutto che non date colpa a nessuno. Perché se non fate, la responsabilità è la vostra. Se fate, il merito è vostro. Non è colpa dell'app, del team, non è colpa di nessuno. Quello che decidi, lo decidi tu di fare. Quando avete deciso di fare una qualifica, lo decidete voi. E ricordatevi, non è che se va tutto bene siamo una famiglia, se va tutto male non siamo una famiglia. Siamo sempre una famiglia. Sempre. Il mio pensiero principale prima è, se faccio questo, che riscontro ha sul team? Se mollo io, responsabilità, motivazione, perché tanto amore, tanta forza e tanta voglia di farcela. Questo è quello che vi chiedo. E questo è quello che dovete fare in questo 2020. Lo sento, c'è energia. Abbiamo un obiettivo, 200 franchise, e io ci credo e lo voglio fare. E credo in ognuna di voi. Basta con queste pippe mentali, non lo so fare e non mi dicono tutti di no. Se vi dicono di no è perché non siete allenati. Se non lo sai fare è perché non lo fai. Punto. Da oggi in poi, quando tu ti dici non lo so fare, sai che te devi dire sono una grandissima stronza perché non lo faccio. Tutti mi dicono di no. Meglio, devo imparare. Così. Perché quando una mi dice di no, lo sai che penso? Tu domani mi dici di sì. Perché quelli che stanno qua dentro sono tutti no. Tutti no. Adesso c'ho Pietro qua davanti, quando è tornato. Cioè, quando mi cercano, io già lo sento. Tu sei mio, tu sei mia. No, 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 no. Non ti preoccupare, penso io. Se vai con questa verve, le persone vogliono essere guidate. Le persone vogliono essere trascinate. Se tu tartiri indietro come le lumache, è figura di loro che fanno. Ah no, scusa, te l'ho detto, sai ti voglio dire di un'attività, ti prego, dimmi di sì. È un po' tutto, le dico, lo so che si sente lontano, però è questo. Che paura ci avete? Te lo chiudo qui. Avete paura a proporre prodotti Juice Plus? Fanno male? Fanno morire le persone? Costano troppo? Levate queste cazzo di paure. Non fate i conti in tasca a nessuno. Se avessi fatto i conti in tasca a voi non avreste mai conosciuto Juice Plus. Non saresti mai così innamorati. Non sareste mai entrati in attività. A me mi interessa il fine ultimo. Non che oggi non hai soldi. Domani li trovi. Va bene? Perché se vado su un centro e mi chiedono 3.000 euro o una borsa solida lo so che è così. La voglio, metto a posto i soldi. Non la voglio, non metto a posto i soldi. Ma quello che io compro non è in sé per sé il prodotto che non conosco. È la tua sicurezza che tu dici che sarai con me, che funziona. Lo sappiamo che Juice Plus funziona o no? Sì. Allora vuoi un prodotto che funziona o un prodotto che costa poco? Fammi capire. Quando mi si presentano a me, sai, devo perdere 40 kg, quanto costa? Eh?
Vuoi perdere peso? Vuoi stare bene? O vuoi sapere quanto costa? Ecco come gli rispondo io. No, già penso, Dio, gli do il complete per farne spendere poco. Ma di che? Ma di che cosa? Ma 40 kg con che li perdi? Con due shake? Raga, più siete sicure. Ma certo, Letizia, ma è normale, oggi al giorno d'oggi tutti ti chiedono quanto costa. Io non le sento, io non le sento. Spiego il prodotto, mando i video, pure io mando i video, che c'ho da far, meno mando i video e prendo tempo, e ti do il prezzo. Ah no, costa troppo, c'è di meno, ma non c'è Kickstarter. Perché se loro mi cercano, io promuovo solo il Kickstarter, se loro mi cercano è per il Kickstarter. Ragazza, lo vuoi? Sì, paga. Motivazione, una chat che ci invidiano tutti, tutti! Oggi l'azienda mi ha scritto, mi ha detto, vorremmo metterti sul blog Juice Plus, perché siete uno, se non l'unico team in cui se lavora e se diverte, e se lavora bene. Queste sono soddisfazioni. Questo non c'ha nessun tipo di prezzo. Vale più di 10.000 bonifici questo, per me. Poi per qualcun altro non lo so. E non so io, siete voi. Hai capito? Valore, 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 valore. Non sto qui a prendere dei risorti, perché se ti do il booster e basta, devi perdere 40 kg, allora è vero che ti sto pia i soldi. E c'hai ragione a dire che il boost, che Juice Plus non funziona e che le distributrici sono tutte stronze. C'hai ragione, e te lo dico pure io. Perché se ti do il booster, sono... non mi fa di che sei. Pensa alle persone, non pensa a vendere un pacchettuccio. Pensa alle persone. Quanto si possono innamorare delle premium, quanto si possono, quello che avranno, ti ringrazieranno a vita. Ti ringrazieranno a vita. Vuoi una persona che ti compra e ti lascia dopo due mesi, o una persona che ti ringrazierà a vita? Un po' più lungo, sì, ma molto più duraturo. L'attività. Ma come fate a non proporre l'attività? Quella che state facendo voi, quella che avete scelto voi per la vita. Ma lei non ha tempo, non c'ha 60 euro, non lo sa fa, e poi io che gli faccio fa, ma che ne so. Ma che, allora che stai a fa? Ma chiudi il codice! Chiudi il codice se te fai queste domande! Questo è un lavoro, il lavoro di creare reti, di dare opportunità. E finché non cominci, non te va, pulisci la testa. Non lo farai mai, non ti allenerai mai. E a me sta roba non me l'ha detta mai nessuno, raga. Non me l'ha detta mai nessuno sta roba a me. L'avessi sentita da quando ero entrata in attività, porca miseria. Avrei risparmiato un sacco di tempo. Ma non fa niente. E poi la formazione, la lettura. Se non vi formate, se non fate la lettura, se non vi estraniate un po' dal mondo fuori, voi ritornate nella massa, perché tornare nella normalità dove tutti fanno le stesse cose è la cosa più facile del mondo, altrimenti non mollerebbe nessuno. Non riesco a fare qualifica, ma metto a sede sul divano. Non abbiamo fatto qualifica a gennaio? Non se siamo fermati un attimo, lo rifamo a febbraio. Così lavora il team. Ricordatelo bene. Le delusioni ce l'avrai, affrontale, fanne tesoro e sii più forte di prima. Perché se non ce l'avevi avuto quella delusione, non avresti avuto esperienza. Zitta e muta, guarda sempre il lato positivo. Sempre il lato positivo di tutto quello che ti succede. Così io ragiono. Volete fare modeling? Stasera ho votato tutto, tutto, tutto per filo e per segno, quello che penso e quello che faccio. Modeling significa ispirarsi ad una persona che a voi piace, un mentore, ma non fa quello che fa lei, ma andare a vedere come lavora, come pensa e come agisce. Ok? Stasera libro aperto. Basta, ho parlato un'ora, mi fanno male le mascelle, ciao. Parlavo anche troppo. Ah. C'ho pure caldo. Allora, intanto stacco la registrazione.